Gli Empori Solidali Case Zanardi sono tre, in tre quartieri diversi della città di Bologna. Sono nati a novembre 2014 i primi due e in aprile 2016 il terzo. Sono luoghi principalmente di relazioni, di contatti, di accoglienza di famiglie in difficoltà economica, abitativa, sociale. Gli Empori Solidali sono luoghi di distribuzione di beni di prima necessità, sono beni alimentari a lunga conservazione e beni legati all'igiene della casa e all'igiene della persona, perché noi vogliamo farci carico della famiglia nella maniera più completa possibile. L'altra particolarità è che le famiglie scelgono i beni di cui hanno bisogno. Nei cartelli sotto i prodotti non ci sono i prezzi, perché qui non girano soldi, qui girano punti. In base a quanti sono in famiglia hanno un punteggio mensile che loro devono spendere in quel mese. Il mese dopo vengono ricaricati tutti i punti. Gli Empori Solidali si chiamano Case Zanardi per il nostro primo sindaco socialista Francesco Zanardi, il primo sindaco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, che nella sua campagna elettorale portò avanti le parole pane alfabeto per la popolazione bolognese. Attraverso la distribuzione, la scelta poi delle famiglie di prodotti alimentari, creiamo relazioni e ogni emporio ha al suo fianco anche uno sportello di informazione, di orientamento al lavoro, di attivazione di corsi di formazione professionalizzanti, questo per aiutare le famiglie a diventare sempre più autonome. Uno. E qua facciamo la raccolta dei cioccolatini, ogni cioccolatino facciamo 25, 25 sacchetti da dividere. È molto importante la modalità che abbiamo deciso di adottare nella relazione con gli altri soggetti che operano con noi negli Empori Solidali. Questa è una cogestione a relazione orizzontale. Quindi il Comune di Bologna in questo caso non è committente, ma cogestisce con il privato sociale. Questo ci permette di mantenere un livello di relazioni molto buono con i volontari. I soggetti che lavorano in questi tre empori sono di natura molto diversa. Ci siamo noi dipendenti comunali, ci sono associazioni di volontariato, ci sono volontari singoli e negli anni ci siamo aperti anche all'accoglienza di altri tipi di persone. Abbiamo accolto ragazzi sia maggiorenni che anche minorenni nella ex alternanza scuola-lavoro. Abbiamo anche la collaborazione di alcuni uomini e donne che stanno facendo dei percorsi di messa alla prova. Inizialmente non avevamo un budget dedicato da parte del Comune di Bologna. Abbiamo avuto il sostegno in beni e strutture per l'allestimento degli empori dalla Lega delle Cooperative. Un altro 30% di prodotti provengono dalla Fondazione Banco Alimentare. Alla Fondazione Banco Alimentare noi andiamo mediamente 2 volte al mese a caricare i prodotti che ci vengono dati in base al numero di indigenti che noi assistiamo. Partecipiamo a dei bandi attraverso i quali annualmente riusciamo a raccogliere qualche migliaio di euro che chiaramente confluiscono tutti nell'acquisto prodotti. Lavorare per me in Emporio è stato molto arricchente fin da subito, sia da un punto di vista umano,
che da un punto di vista di competenza. Mi ha portato a conoscere veramente centinaia di persone, un grandissimo gruppo di lavoro dove siamo anche molto informali fra di noi e dove si sono anche create delle bellissime amicizie. Anche le famiglie che si sono alternate in questi 6 anni, che cominciano ad essere un numero veramente molto molto alto, dove scopri anche che ci sono persone che magari vivono vicino a casa tua e anche qui si sono create delle relazioni che forse altri tipi di lavoro non permettono. L'Italia che cambia è una crescita continua. È l'Italia che in realtà continua a cambiare, l'Italia è sempre cambiata. Siamo in una fase, in un periodo forse in cui il mix e l'incontro tra culture può essere lo starter per la ripresa di questo paese, per ricreare quel senso di comunità che negli ultimi anni a volte sembra essersi perso. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.